Parte da un sogno, perché la piazza è già meravigliosa e il mio sogno era quello di lavorare fuori. Con questo Covid che ci ha dato lo spunto per creare questa novità, diciamo che è stata proprio ideata da, non solo da me, ma da un architetto molto famoso, e ha ideato questo progetto proprio per creare uno spazio che dia intanto un'armonia particolare. Essere fuori poi con questo Covid che ci ha rinchiuso per un sacco di tempo è stata un'idea genialissima. E abbiamo curato le piante per il verde, l'ambiente, l'ecologia, per dare un senso di luce, per dare un senso di libertà, ma anche di un piccolo, non di un piccolo, di un ambiente raffinato, molto raffinato, che tra l'altro abbiamo anche un negozio che è particolare. Stupenda! Poi qui con tanto buon gusto sono nati questi Dehors di vario genere, molto molto carini, ed è bello stare qui in Piazza Vittorio al sole invece che chiusi dentro un negozio. Quindi ben venga. Sono 35 anni che vengo in questo negozio. Bella, una cosa importante, bella, simpatico. Molto interessante e innovativa. È un buon modo, una buona possibilità per stare anche all'aria aperta, aspettare magari fuori, dato che c'è anche bel tempo. I clienti sono entusiasti. È stata un'idea geniale proprio come è stato strutturato e dove è stato posizionato. Per cui i clienti, quando gli propongo di essere messi fuori per tagliare, sì, vogliono tutti stare fuori. Mi sa che dovrò allargarmi, perché qui non c'è più spazio neanche per questo esterno. È stato ideato anche proprio per questo, perché gli spazi interni non sono tanti. Abbiamo iniziato con un po' di tristezza, no? Perché siamo stati chiusi tanto, le difficoltà e questo e quell'altro. Però bisogna essere sempre positivi nella vita, bisogna darsi una sferzata sempre. Noi abbiamo anche la fortuna di avere questi portici, che Torino è già meravigliosa di suo con tutti i portici. Noi abbiamo una posizione eccezionale, per cui in questa posizione così la pioggia, se viene leggermente, noi ci spostiamo poco più in dentro. Nessun problema. Un invito a tutti i colleghi, sì, anche di ingegnarsi nelle piccole cose. Bisogna sempre sviluppare la nostra arte anche in altri modi. Ce l'abbiamo dentro. La nostra Torino poi è favolosa e permette tanto. Basta avere un po' di buon gusto.